la mia squadra non mi è piaciuta tanto. Non mi è piaciuta nel massimo rispetto dell'avversario, perché sapevamo che Chiarese è sempre un campo difficile, però secondo me per le qualità che abbiamo io credo che se vado ad analizzare la partita, mi sembra che noi non abbiamo avuto un'occasione da gol, una punizione di Monaco, ma non c'è nessuno, quindi credo che no, sia una seconda situazione che vado un po' a compensare delle volte. San Benedetto ha fatto molto meglio, abbiamo perso la partita, qua abbiamo fatto molto meno, siamo riusciti a venire via con un punto, ma secondo me se c'è una squadra che si dà di vincere spesso per i giocatori, spesso per i tifosi, però sono contento della prestazione. Forse il blocco è dovuto anche agli sulle scorse trasferte? Ma può darsi, non ascoltarsi, però siamo stati ordinati, siamo stati sempre in partita, decisi, determinati, però insomma, se andiamo a analizzare, abbiamo, nonostante questo, subito la pallonata amorosa su un calcio di punizione che avevamo sicuramente più, e altre due tremischie che dovevamo evitare, secondo me avevamo giocato meglio prima, però ho fatto una partita. Io credo che pari, dobbiamo goderci alla grande di questo pubblico, perché sicuramente non sono tutte le mani, perché le immagini fanno un chiaro. Dal punto di vista del risultato sia un passo avanti. L'unica cosa che è veramente positivo oggi è che ci sono problemi di resto, secondo me siamo abituati a fare un momento, ovviamente anche per me è quello della Yesina, è stata sempre molto aggressiva, con molti centrocampisti. Non si è riusciti mai a sviluppare un gioco importante sulle fasce, siamo andati poche volte sotto campo. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla a metà campo con Monaco e con Visi, ma grandi sbocchi non abbiamo ancora, quindi io credo che è stata una partita molto anche domesticamente valida, non so fino a che punto vado a vedere, però per noi di positivo c'è il risultato, perché ripeto, se c'è una squadra che doveva vincere, era la Yesina.